Buongiorno, abbiamo un esordio, abbiamo con noi l'onorevole Pillon, Simone Pillon, grazie per essere con noi, onorevole, ovviamente della Lega. Buongiorno. Grazie di aver accettato l'invito. Allora, dottor Pillon, dica la verità, è stato lei a convincere Italia dei Valori a dissociarsi da un voto già dato? Che arti ha usato? Che arti ha usato? Italia Viva, sì, scusi, già sono finito a striscia con questa storia di Italia dei Valori. Italia Viva, chiedo scusa. Senta, a questo punto che fine fa sta legge tecnicamente, in due parole, secondo lei? Onorevole Pillon, quanto pesa in Parlamento da 1 a 100 Senato e Camera la lobby gay, la lobby LGBT? Quanto pesa? Un 20%, no, minimo. Ma quanto? 10, 15? Perché l'Istat prevede 10 a livello nazionale. È sopra media però, perché i 5 Stelle alzano la media, ci sono tanti gay nei 5 Stelle, no? Quello l'ha premesso, sì, però era la domanda sul potere della lobby gay. Qualcuno aveva tirato in ballo anche Dagospia, aveva tirato in ballo il Premier. Poi, ovviamente, il Premier non si, devo dire, intelligentemente non ha neanche smentito. L'ex Premier, chiedo scusa, non ha neanche smentito perché è stato intelligente, non ha ignorato completamente la notizia. Però si dice che conti tanto, insomma, che manovri parecchio. Cioè, c'erano più gay nel Conte 2. Perché, allora, Fabrizio Marrazzo, criticandola tantissimo, il suo presunto, tutto presunto perché detto da un avversario politico, più che avversario non mi piace, da un competitore politico, perché non si è avversari in politica, non mi piace, da un suo competitore politico, Fabrizio Marrazzo ci ha detto, vabbè, ma l'onorevole Pillon è uno
che diciamo vede necessariamente la negatività nell'omosessualità, una visione abbastanza medievale dell'omosessualità. Poi a un certo punto, però, lui dice, molti in Parlamento, parlando in generale questo, ovviamente in generale, molti in Parlamento sono ricattabili perché, e quindi obbligati a votare, obbligati, scusate, obbligati a fare certe cose perché si è in possesso di informazioni sulla loro vita privata, ovviamente riferito, presumo io, a chi deve, sulla una pressione sulla. Non ho ben capito. Comunque lui dice che molti suoi colleghi sono ricattabili. Le risulta? Lo dice Marrazzo, eh? Certo, Facendo certo. i nomi e poi ne parleremo. Io però non ritengo di essere accostabile a una definizione come quella data da Marrazzo, nel senso che il mio punto di vista è molto semplice. Le persone con orientamento omosessuale vanno rispettate in quanto Questo l'ha persone. sempre detto. Sì, questo. Esatto, ai bambini si insegna non a rispettare gli omosessuali, ma a rispettare tutte le persone. Poi ciascuno nella vita privata fa quello che gli pare e se ne assume la responsabilità. Il punto però non è questo, il punto è un altro, e cioè noi dobbiamo proteggere la famiglia naturale perché la famiglia naturale è il luogo in cui nella normalità dei casi i bambini hanno il diritto di crescere. Poi ovviamente in ogni cosa ci sono delle eccezioni, se c'è una famiglia in cui ci sono violenze oppure altre forme Certo, di certo. mancato rispetto, ci mancherebbe altro, ma i bambini normalmente crescono bene con la loro mamma e con il loro papà. Questo è quello che ci preoccupa. Quindi tutta la tutela che io cerco di esprimere non è mai finalizzata contro nessuno, ma è finalizzata a favore dei bambini che non possono crescere comprati da una coppia di persone dello stesso sesso. Comprati come se fossero degli schiavi, giusto? Senta, uno dei punti su cui lei battaglia, l'ha già introdotto adesso concettualmente, ma lo sviluppiamo insieme, che infatti è uno dei punti che comunque a me interessa, perché in quanto gay l'ho recepito abbastanza e l'ho condiviso in certi aspetti, in altri no. Sulla genitorialità, scusi se faccio un'autocitazione personale, mi perdoni, però io ho 55 anni, sono grande e onestamente, avrei problemi se avessi dei figli a farmi vedere con un uomo in casa, cioè proverei qualche imbarazzo, probabilmente se sono vecchio. Domanda: la coppia gay genitoriale o paragenitoriale o forzatamente genitoriale, l'intimità gay può scioccare un bambino? Prima domanda. La seconda domanda. Il genitore gay può fabbricare, tra virgolette, poi alla fine anche un figlio gay? Quindi queste sono le due domande. Anche i nostri ragazzi vengono appuntati
Vabbè, però l'intimità, non siamo, tra virgolette, non che lei lo sia perché è tutt'altro che ipocrita, però andiamo al nocciolo. In una famiglia si crea l'occasione, cioè tu vedi i tuoi genitori, vedi in giro, eccetera, eccetera, e quindi l'intimità inevitabilmente si crea. Comunque lei ha già risposto, cioè ci vuole sobrietà in ogni situazione, quindi ha già Ci vuole risposto. sobrietà nella situazione, a questo vado ad aggiungere però, Prego. per rispondere alla sua domanda in modo più compiuto, che il diritto del bambino a crescere con la sua mamma e il suo papà dovrebbe essere scolpito nella Costituzione, lo è già nella Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo, ma forse dobbiamo Però non ha ritirarci risposto perché. alla domanda. La domanda è un'altra. Nell'intimità familiare o pseudo familiare o forzatamente familiare, allora tu hai due maschi o due donne, poi vai a scuola e gli altri hanno i genitori normali. Crea uno shock o no? Questa è la domanda. Chiedo Stavo arrivando alla risposta perché scusa. mi riguardo bene dall'eludere le domande, anzi mi piace essere sempre molto preciso quando Sì. rispondo e dare risposte vere. Allora dicevo, è chiaro che trattandosi di una situazione certamente e per forza di cose non reale, mi spiego meglio, un bambino nasce da un uomo e da una donna, punto. Quindi potrebbe creare uno shock emotivo psicologico? Questa è la domanda, sì o no? Non è detto che accada, ma è più possibile che accada. È più probabile che accada questo shock. Veniamo invece all'aspetto emulativo. Alla fine noi emuliamo, imitiamo. I genitori servono anche a questo, no? A essere emulati, imitati o a prendere anche le distanze. A volte è capitato che in certi contesti uno può pure prendere le distanze. Hai il padre comunista e tu sei leghista, il padre leghista e tu sei comunista, cose di questo tipo, no? O il padre interista e tu sei milanista, cose eccetera. E qui arrivo alla seconda domanda. La genitorialità gay può creare e condizionare e creare dei figli gay? Prego, prego. Ma il figlio di una coppia gay, poniamo in Brasile dove è consentito, ha più possibilità di diventare gay? Questa è la domanda.
sviluppare un orientamento omosessuale. So di per certo però che gli mancherà o la mamma o il papà, a seconda se sia con una coppia e gay. Quindi uno scompenso. Io credo che questo, non lo credo io, lo credono studi molto... Vabbè, avrà studiato, no? Sennò non affronterebbe l'argomento. Ho studiato, per esempio, un autore americano, Mark Regnerus, che ha fatto numerose ricerche e ha verificato che la mancanza della figura materna o paterna crea sì problemi e problemi consistenti. Senta, la Chiesa è entrata, poi è uscita, poi cosa, che cosa possiamo ricavare dalle riflessioni della Chiesa brevemente su questa vicenda? No, è stata ufficiale, è chiaro. Esatto, è stata usata la strada giusta, quella che dovrebbe usarsi sempre. Senta, un figlio gay è un problema? Avere un figlio gay diciamo, è un problema per un genitore, per una famiglia? Nella società o nel confronto con gli altri, a cosa si riferisce? È giusto tentare di capire se è veramente gay e magari discutere di questo e reinstradarlo sull'eterosessualità, ecco, per capirci. Cioè, no, molti si dichiarano gay per moda, molti adolescenti, parliamo di loro ovviamente, giusto? In questo periodo, secondo me, sì, è proprio una cosa che è diventata così di moda. Quindi un genitore deve vigilare su questo, se è una moda o se... vigilare, io non userei la parola vigilare, io userei la parola ascoltare, avere la capacità di ascolto del proprio figlio e soprattutto, questo che non si dice mai abbastanza, giusto. Il figlio deve sapere che quello è un luogo sicuro. Poi si può anche esprimere il proprio dissenso in relazione a determinate scelte, ma deve essere fatto in un contesto in cui il figlio deve sentirsi assolutamente amato, altrimenti non si riesce più neanche a dialogare, non si riesce neanche a far passare magari un messaggio che...
Certo, senta, le persone trans, le ragazze e gli uomini trans dicono che o si prostituiscono o non riescono a trovare lavoro. E cosa commenta? Perché è ricorrente questa cosa, anche Luxuria ha detto nel suo libro: mi sono prostituita per tanti anni. E è molto ricorrente questa cosa, come. L'ha premesso quello, certo. Cioè, è chiaro che se ho capito bene, se devi andare a lavorare in banca alle poste, non puoi andare in minigonna o calzarete, ho capito bene? Generale. Lavorare, certo, senza. Quindi lei non ravvisa tutte queste discriminazioni a priori, se ho capito bene. Ma quindi anche con come si dice in inglese? Mi sono dimenticato. Un understatement, possiamo usarlo, understatement? Come, cioè, questo però deve valere per tutti, mi sta dicendo lei, per le trans, per le donne, per gli uomini. Certo, con le infradito. E va con l'infradito in Parlamento, non lo fanno neanche entrare con l'infradito. Cioè, lei dice che per chiunque vale il dress code, chiunque di noi, qui per certi contesti lavorativi, ovviamente in discoteca il discorso cambia, e se lavori in discoteca o fai il cubista, eccetera, però se devi andare, il rispetto del dress code deve valere per tutti, anche per le trans, per gli uomini, per tutti. Ho capito bene? È chiaro, è un pensiero liberale il suo, è un pensiero di buon senso liberale, se mi posso permettere di descriverlo. Mi chiedo scusa se l'ho fatto. Ultima cosa, la Lega è per come l'ho vissuta io, raccontata negli anni, sono più grande di lei, e la Lega è sempre stata in realtà un partito, soprattutto all'inizio, molto aperto all'omosessualità, al di là delle battute di Bossi, che poi negli anni si è rivelato uno statista rispetto ai politici di oggi, devo dire la verità, non si offenda, non mi riferisco a lei, però in generale Bossi si è rivelato molto lungimirante, molto. Però al di là di questo ho trovato sempre nei raduni della Lega molta presenza gay. Addirittura c'era un'associazione che poi non so se avete chiuso, si è chiusa da sola, non so bene come sia, Los Padanos, com'è andata. Però
C'è ancora questa componente gay forte nella Lega o è più etero adesso com'è? L'ideologia, intende lei? L'ideologia lei sottintende, ho capito. Cioè, nessuno è stato discriminato. Non è che hanno paura di fare coming out nella Lega, no, o lo escludo. E non gliene frega niente. Tra l'altro, io Salvini lo conosco da una vita ed è lui ha tesserato persone gay, persone trans, quindi non tesserato. Invece, l'ultima domanda, lei comunque è un bel uomo, insomma, 100% etero, tutto quello che vogliamo, però capita anche di essere corteggiati nella vita, come a me capita di essere corteggiato dalle donne, anche se mi piacciono gli uomini, a lei sicuramente capiterà di essere corteggiato da uomini, anche se le piacciono le donne, felicemente sposato, con figli, eccetera. Quando le è capitato nei suoi 40 anni di vita, come ha reagito, come l'ha presa? Però le è capitato e ha declinato e ha mantenuto poi l'amicizia o si è rotto il rapporto? E quindi niente, però insomma, e via. Senta, per chiudere, veramente l'ultimissima domanda, e una riflessione sulla giustizia. Come sta andando? È stato ai gazebo? E come la vede? Per chiudere veramente. È vero, no, che sta andando bene? Secondo me la mancata autocritica dei vertici della magistratura vi ha aiutati, no? Un po' in questo referendum. Quell'attacco è stato sbagliato, dai, cioè secondo me è stato sbagliato quell'attacco. Vi ha fatto un favore alla fine, per come la vedo io, vi ha fatto un favore. Vabbè, è una vecchia storia, dai, dottor onorevole, questa è una vecchissima storia. Faccio un'ultima domanda davvero questa volta. Si ricorda quando Renzi diceva: Ah, la NM contro di me, che paura. Poi è stato sommerso da inchieste. Dopo che è un caso? C'è dubbio, conosco. Ma detto questo, la componente ideologica
oggettivamente un potere fortissimo che non va liquidato con un provvedimento, ma va neanche sfidato così con una certa sbrucconeria. Bisogna avere la forza politica di andare a cambiare le cose perché quel potere diventi al servizio del paese e non al servizio di pochi. Però la domanda era, Renzi ha detto, un po' ha risposto, devo essere onesto intellettualmente. E ha pagato per averlo sfidato, sì o no? Ok, dottor Pilon, noi la ringraziamo anche per la disponibilità dimostrata a rispondere a tutte le domande, è stato veramente molto disponibile, speriamo di riaverla ospite, tra noi le auguriamo in bocca al lupo e andiamo online domani, le faremo poi avere tutto quanto, rassegna stampa, trasmissione, tutto, ok? La ringraziamo di cuore, è stato gentilissimo, grazie, grazie.